Uslo Web Radio 331-3097-852 www.webradiouslo.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslo Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. Uslo Radio Web per il nostro foro è particolarmente attuale. A distanza di poco più di 2 anni dall'avvio dei consigli distrettuali di disciplina, si tenta di trarre, diciamo, un primo bilancio del nuovo procedimento disciplinare e del nuovo organismo di disciplina, del Consiglio distrettuale di disciplina. Abbiamo oggi 2 relatori fra i massimi esponenti dei consigli distrettuali di disciplina, il professore Franco Tortorano, presidente del Consiglio distrettuale di disciplina della Corte del Distretto della Corte d'Appello di Napoli, e il collega avvocato Gianni Marasca, presidente del Consiglio distrettuale di disciplina delle nostre Marche. Abbiamo il consigliere nazionale avvocato Arturo Pardi, che certamente non ho bisogno di presentare a questo uditorio, ma ecco, magari chi ci ascolta via radio o video, ecco, magari non tutti potrebbero conoscerlo, insomma. E poi ci sarò io che cercherò di dire qualche cosa su quello che riguarda il passaggio dalla competenza del disciplinare dal COA al Consiglio distrettuale di disciplina. Una premessa rispetto all'ordine che avevamo previsto, che avete trovato sulla locandina, dobbiamo invertire il professor Tortorano con l'avvocato Marasca, perché il collega Marasca ha un impegno poi in Ancona con un'altra attività sempre istituzionale, per cui ecco, invertiamo l'ordine. Il collega Marasca ci parlerà di un argomento specifico e quindi può benissimo anticipare quello che avrebbe dovuto poi dire successivamente al professore, perché sarebbero in qualche modo confermate, con il rischio che ci venga contestato magari di non aver ben verbalizzato e quant'altro, e quindi con quello che ne consegue anche sotto il profilo disciplinare. Passo senz'altro la parola al collega Marasca su questo argomento, grazie. Buonasera a tutti, scuso subito anch'io di questo fatto che dovrò poi allontanarmi dopo aver ascoltato il collega Tortorano, comunque, che vi parlerà dei consigli distrettuali di disciplina, che una volta erano tutti uguali in Italia fino al 7 maggio, adesso con una nuova regolamentazione probabilmente saranno molto differenziati anche sotto il profilo territoriale. Non essere proprio il primo insegnante. Il giudice me l'ha detto l'avvocato. Me l'ha detto l'avvocato, di non parlare mai con i testimoni. Era quasi un comandamento più che un principio giuridico. Non si doveva mai parlare con l'avvocato, perché era sempre il cliente che doveva parlare con il testimone, poi con delle sorprese proprio a volte anche allucinanti, anche divertenti, no? Perché poi non si sa mai il cliente quello che capisce. Quindi anche con una violazione sotto il profilo deontologico anche abbastanza palese, che è quella di poter conoscere in anticipo gli esiti di un procedimento, anche se abbiamo il dovere di competenza, di conoscenza anche sull'esito, per poter consigliare, no? Una causa, un procedimento, bisogna conoscere in anticipo quali sono soprattutto gli elementi probatori su cui ci si basa. Ora, basarsi tutto su quello che viene riferito dal cliente è una cosa sicuramente non particolarmente significativa, perché molto spesso ci si sbaglia. E c'è sempre stata questa contraddizione tra necessità di informarsi, quindi di accompagnare il processo probatorio di qualsiasi procedimento civile o penale, e la necessità di salvaguardare la genuinità della testimonianza, se non altro sotto il profilo del rispetto del contraddittorio anche con l'altra parte, e poi c'è anche questo da dire. Quindi questa dicotomia, questa contraddizione è sempre stata.
Con il processo penale sono state disciplinate le indagini difensive, c'è da dire che l'avvocato in Italia, unico in tutto il mondo, ha la possibilità di svolgere indagini investigative e difensive con valore processuale pari a quello del pubblico ministero e della polizia giudiziaria. Tra l'altro con un privilegio ulteriore, che è quello di poter spendere le indagini difensive che esercita a seconda della convenienza. Nel senso che mentre un pubblico ministero, se assume una testimonianza, deve depositarla agli atti, qualunque sia il contenuto della testimonianza, l'avvocato, se assume una testimonianza o fa un accertamento o un'ispezione di un luogo o qualsiasi altra cosa, un'informazione comunque assunta, anche documentale, può non produrre in giudizio questo elemento probatorio se non lo ritiene utile per la difesa. Quindi capite anche che c'è una situazione che probabilmente anche il Consiglio Nazionale Forense si è posto questo problema. Ma è giusto di pubblico ufficiale, perché poi era interessante, perché c'era l'avvocatura, ma soprattutto le camere penali, che sostenevano l'improponibilità della qualifica di pubblico ufficiale per un avvocato, e quindi considerandoci al massimo un incaricato di pubblico servizio. Io non ero molto d'accordo, anche con la Cassazione soprattutto, non certo io, perché la qualifica di pubblico ufficiale è una garanzia, non soltanto per una penalizzazione, ma una garanzia nel senso che questa qualifica così forte, anche sotto il profilo delle responsabilità, rende anche più accettabile l'atto che viene compiuto. Perché nel momento in cui si presenta al giudice un'attività di indagine difensiva penale, parlo sempre, ma non è penale, fatta da un avvocato che comunque persegue un interesse di parte, che poi seleziona le indagini che svolge presentando solo, non occultando ovviamente, non sopprimendo, ma non presentando quelle che non ritiene opportune, se poi nel momento in cui svolge questa attività non ha nemmeno una qualifica di pubblico ufficiale, ovvero di autore di un atto processualmente, probatoriamente valido, era una cosa che non rendeva sicuramente la realtà. E tant'è vero che la qualifica di pubblico ufficiale è servita poi successivamente all'avvocato per proporre e per sottolineare, consolidare il valore processuale dell'indagine difensiva. E sotto questo aspetto il Consiglio Nazionale Forense ha dettato delle norme deontologiche, anche l'Unione delle Camere Penali ha un codice deontologico per lo svolgimento dell'attività difensiva, che poi sono state compendiate nel codice deontologico attuale all'articolo 52 del Consiglio Nazionale Forense. C'è una particolarità molto importante, perché poi molto spesso si parlano di assunzione di informazioni, di dichiarazioni, perché l'avvocato, è vero, può fare anche altre cose, può fare un accertamento tecnico, può fare un'ispezione dei luoghi senza modificarle naturalmente. Io ho fatto questa attività qui con l'investigatore. Quando però si modificano le situazioni dei luoghi bisogna rispettare le norme procedurali del codice di procedura penale, quindi fare un accertamento tecnico sotto il profilo della irripetibilità, avvisando e dando avviso alle altre parti che possano partecipare al pari di quello che è l'articolo 360 del codice di procedura penale. E queste possibilità che ci vengono consentite devono essere esercitate con assoluta cautela e con delle regole che consentano di poter renderle assolutamente genuine e trasparenti, anche per la forza processuale che danno e per consolidare questa forza processuale. Io ho fatto un processo qualche anno fa dove ho assunto una testimonianza
contrastante della stessa persona, contrastante con quella assunta dalla polizia giudiziaria, mi sono assunto anche questo onere, e il giudice ha disatteso quello che avevo assunto io, dicendo che non erano contrari a quella assunta dalla polizia giudiziaria e quindi non erano probatorialmente significative. Giuridicamente è un errore, però posso capire che sotto l'aspetto, no, della forza processuale, un atto che almeno in astratto proviene da un organo, se non altro non portatore di un interesse particolare, possa essere valutato in maniera più pregnante rispetto a quello portato da un organo che ero io, il difensore, che invece persegue un interesse di parte. Quindi ci sono tutte delle garanzie da rispettare. Il nostro codice deontologico le prevede e io purtroppo devo vedere che al Consiglio Distrettuale non vengono rispettate queste regole. L'ho detto più volte anche ai consigli dell'ordine. La prima è, non so se chi fa indagini difensive qui in questa platea, la prima regola è la registrazione del colloquio. Purtroppo questa regola non viene... Vengono riassunte le deposizioni fatte dal testimone all'interno dello studio, prese dall'avvocato da solo, singola, oppure magari con qualcuno, e il verbale necessariamente riassuntivo, perché è difficile fare un verbale integrale scrivendolo, no, al computer, o, a meno che non si usi la stenotipia, come succede in tribunale. La legge, prima di tutto, e il nostro codice deontologico prevede che in caso di valorizzazione riassuntiva occorre fare almeno la registrazione fonografica dell'intero colloquio, sia dal momento in cui si riceve la persona, sia nel momento in cui si pongono le prime domande sulla qualifica personale, e sia nel momento in cui si danno gli avvertimenti previsti dalla legge a pena di inutilizzabilità. Quindi tutto l'intero colloquio deve essere registrato. Questo vi dico subito che, come voi sapete, è già una regola prevista dal codice di procedura penale. Le regole di documentazione degli atti processuali previsti dal codice di procedura penale prevede la registrazione almeno fonografica degli atti e delle dichiarazioni assunte e verbalizzate in modo riassuntivo. Non dà una sanzione, però è prevista. Già sarebbe molto importante che nell'ambito del codice di procedura penale ci fosse soltanto un emendamento da parte dell'avvocatura, no, che si occupa di tutto, questo invece potrebbe essere, no, a pena di nullità o a pena di inutilizzabilità. Non so se voi avete mai visto gli atti anche della polizia giudiziaria, la verbalizzazione si fa in via riassuntiva nella indisponibilità di apparecchi di fonoregistrazione. Ora, l'apparecchio di fonoregistrazione, è un cellulare, è che ci vuole molto. Perché poi la legge dice anche le modalità con cui la registrazione viene fatta. A verbale si scrive e si dice nella registrazione che la fonoregistrazione viene effettuata tramite un cellulare marca Samsung con il registratore vocale, con il file che poi viene trasferito al computer e successivamente dal computer in un dischetto, e si allega alla verbalizzazione riassuntiva. Ho letto indagini difensive fatte di avvocati che dicono non si fa la fonoregistrazione per indisponibilità, perché riprende, no, quello che c'è scritto, per indisponibilità di apparecchi di fonoregistrazione. Prima di tutto è impossibile che non vi sia la disponibilità di un apparecchio di fonoregistrazione. Poi si compra, cioè non è che mica, se uno ha il cellulare, no? È una giustificazione del tutto inverosimile, strumentale. Questa è una regola prevista dal codice di procedura penale, non a pena di inutilizzabilità, perché, come dicevo, è una regola che vale per tutti coloro che assumono dichiarazioni testimoniali, quindi vale anche per la parte pubblica. Ma non essendo prevista una sanzione di nullità, nessuno la qualche volta viene compiuta, ma altre volte, molto spesso invece, non viene eseguita. Ma per noi invece c'è un obbligo sancito dal codice deontologico. La mancata
il mancato adempimento di questo onere è punito disciplinarmente con la sanzione della censura, che non è proprio dall'articolo 52 del codice deontologico. Quindi, ma forse non lo sa nessuno, è difficile. Sì. Non è sanzionato. Grave le informazioni. Quando è disposta la riproduzione anche fonografica, le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva. Canone numero 10 dell'articolo 55, ultimo comma dell'articolo 55, la violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui i commi 5, 6, 8, 10 e 11 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. Quindi su questo siamo, non c'è dubbio su questo fatto. Salvo le aggravanti. Salvo le aggravanti, poi se non è la prima volta, insomma. Poi ci sono altre violazioni. Io parlo di quelle un po' più ricorrenti, previste dal codice deontologico forense. Altre violazioni disciplinarmente rilevanti sono previste direttamente dal codice procedura penale, dall'articolo 391 bis, che prevede le modalità di assunzione e di verbalizzazione delle dichiarazioni assunte, nel senso che bisogna dare gli avvertimenti previsti dallo stesso articolo, informare la persona di cui si assume la deposizione dei suoi diritti, della facoltà di non rispondere all'avvocato, della possibilità che comunque possa essere citata davanti al pubblico ministero oppure al GIP in udienza in incidente probatorio, dove non avrà comunque la facoltà di non rispondere. Tutti avvertimenti che noi adesso. Questi avvertimenti sono previsti a pena di inutilizzabilità dell'articolo 290, di inutilizzabilità delle stesse dichiarazioni testimoniali, e la loro violazione costituisce ipotesi di illecito disciplinare. E il giudice è obbligato a inviare al Consiglio dell'Ordine competente la segnalazione dell'illecito disciplinare. Non è che lo fa spesso, anzi l'ha fatto qualche volta. Ad esempio, si producono dichiarazioni scritte. Non so se l'avete mai visto. Non è un'indagine difensiva, si produce, no? Il sottoscritto Danilo Del Prete dichiara che il giorno tot si trovava lì e che ha visto il semaforo, era rosso, passare così, anche firmato Danilo Del Prete. L'avvocato lo prende e lo produce. Non si può, è una dichiarazione inutilizzabile, ovviamente, assunta non con le forme previste a pena di inutilizzabilità dall'articolo 391 bis, ed è una violazione disciplinare grave. Il Consiglio Nazionale Forense già ha applicato sanzioni disciplinari di questo genere, le Nazioni Unite l'hanno confermate. Tra l'altro ci scredita pure di fronte al giudice presentare queste cose del tutto informali e non solo non significative, ma anche prive di qualsiasi requisito di formalità e di genuinità. Perché gli avvertimenti, le informazioni, l'informazione relativa ai doveri che assume la persona dichiarante, che assume non solo nei confronti dell'avvocato, nei confronti della legge, nei confronti dei terzi, nei confronti del processo, sono informazioni che rendono anche importante l'atto che si va a compiere, come la deposizione e come il giuramento in dibattimento. Tutte queste formalità qui sono previste dalla legge, sono ribadite dal codice deontologico, sono obbligatorie e sono disciplinarmente sanzionate. E sinceramente penso che debbano essere. Poi c'è un'altra cosa, non è soltanto un fatto di valore probatorio, ma anche un fatto di garanzia. Perché quella sentenza del 2006 in cui dicevo che la Cassazione a sezioni unite, perché poi le sezioni unite di solito intervengono quando c'è un contrasto giurisprudenziale, questo era il primo caso in Italia sull'indagine difensiva e sono intervenute le sezioni unite proprio per mettere subito un punto fermo. Quel caso era un caso in cui l'avvocato aveva
fatto verbalizzazioni solo riassuntive e la persona che poi era stata riascoltata di nuovo in dibattimento aveva detto che una parte, che quelle dichiarazioni l'aveva rese, ma aveva detto anche altro rispetto a quello che era stato verbalizzato, che l'avvocato non aveva riassunto, perché non gli conveniva. Ma la difesa dell'avvocato qual era? Che aveva diritto a farlo, perché dice: io siccome non sono un pubblico ufficiale, siccome sono solo un caricato di pubblico servizio e agisco solo nell'interesse del mio cliente, non ho il dovere di offrire al processo e alle altre parti, al giudice, anche alle altre parti del pubblico ministero, elementi negativi e contrari all'interesse del mio assistito. E c'è stata una grossa battaglia giudiziaria su questo, c'era l'avvocato Chiusano, cioè non è che era qualcuno così a caso, è uno dei primi avvocati che sosteneva questa tesi, che poi è stata respinta dalla Cassazione. Tant'è vero che quell'avvocato, che tra l'altro sotto il profilo professionale aveva anche ammesso il fatto, dice: sì, è vero, quello che, quelle dichiarazioni che oggi dice il testimone, quindi io non l'ho messe perché non mi convenivano, io non le ritenevo opportune e non l'ho verbalizzata. È stato condannato per falso in atto pubblico e poi anche sanzionato sotto il profilo disciplinare, questo accadeva a Torino. Quindi anche un problema di garanzia, perché su un verbale riassuntivo, nel momento in cui una persona che dovesse essere riascoltata, perché poi le indagini difensive possono essere utilizzate a seconda della fase processuale, se si fa giudizio alternativo, patteggiamento abbreviato, valgono sotto, come elemento di prova di per sé. Se invece si va a dibattimento, possono essere utilizzate per le contestazioni al pari delle SIT assunte dalla Polizia Giudiziaria o dal Pubblico Ministero. E nel momento in cui si contestano eventualmente differenti dichiarazioni rese in dibattimento o eventualmente rese in sede di indagini difensive, oppure il giudice dell'udienza preliminare in sede di diritto abbreviato dovesse richiamare il testimone assunto a sommare informazioni difensive per avere dei chiarimenti, attività del tutto legittima, o il pubblico ministero di fronte a un'attività di indagine difensiva sulla base della quale si chiede il giudizio abbreviato, potrebbe riascoltare e risentire lo stesso chiedendo un termine appositamente concesso dal giudice dell'udienza preliminare nell'ambito dello stesso giudizio abbreviato e prima della stessa ammissione del giudizio abbreviato, perché questa è prassi giudiziaria, no? Perché noi non solo, io parlo anche dei privilegi che la legislazione ci ha concesso, non solo ha concesso questo grande privilegio, ma anche il privilegio di poter fare il giudizio abbreviato, cioè di poter fare il processo, ricostruire il fatto storico senza contraddittorio sulla base degli elementi di prova da noi portati. Ricordate la questione dell'eccezione di incostituzionalità sul rito abbreviato? Che mentre prima nella formulazione originaria del codice doveva essere assentita dal pubblico ministero, oggi non è più necessario. No, quindi noi facciamo le nostre indagini difensive, le depositiamo all'udienza preliminare oppure in sede di indagini e chiediamo l'abbreviato. E abbiamo diritto di fare l'abbreviato considerando come prova ciò che noi stessi abbiamo prodotto. E allora c'era, questa è stata un'eccezione fatta dal nostro Presidente della Corte d'Appello, Fanulli, fece l'eccezione di incostituzionalità sostenendo: ma non è possibile che uno dia il consenso a fare un giudizio abbreviato allo stato degli atti sulla base dei suoi atti, quindi la mancanza del consenso del pubblico ministero è incostituzionale, perché uno può dire: do il consenso agli atti acquisiti dagli altri ma non da me stesso. È una violazione palese del contraddittorio, della parità delle armi a favore dell'avvocato. In realtà, se ci pensate bene, lo è, perché di fronte a un quadro probatorio di un certo tipo è la stessa parte. Questo comporta anche, quindi, ancora la necessità di non solo di dare trasparenza e genuinità, ma anche garanzia. E la garanzia dell'avvocato qual è, se non quella di registrare il colloquio che è stato intervenuto? Perché, come ripeto, se un colloquio dichiarativo
informativo dovesse essere ritenuto opportuno o necessario, non si può distinguere questo mi fa comodo, questo non mi fa comodo. L'atto è completo in sé, totale, in senso totale, quindi può essere utile per la difesa o può non essere utile alla difesa. È una scelta che dobbiamo fare, ma una volta fatta non si può distinguere. Quindi se un atto, se in una dichiarazione testimoniale, ad esempio, ci sono delle espressioni o delle circostanze favorevoli, si produce. Se vi sono anche circostanze non favorevoli, si fa un bilanciamento di interessi che siamo legittimati a fare e poi si decide se produrlo o no. Però sempre con la garanzia di una registrazione che ci mette a riparo da eventuali contestazioni da parte del dichiarante che dice no, io quelle cose non le ho mai dette, ma io non ho detto questo, ho detto altro. E te che dici no, ma io ero testimone, magari porti il testimone alla segretaria. No, è una cosa tra l'altro squalificante. Anche perché, dicevo, c'è questa differenza tra parte pubblica che anche le sezioni unite continuano comunque a sottolineare. Questo nel processo penale. Nel processo civile ne vogliamo parlare meglio magari quando sarà il momento, perché l'articolo 52 del codice deontologico essenzialmente porta soltanto il primo canone che vale per tutto, 55, io ho in mente il 52. Sei nato te, 52. No, è pensivo. Molto più giovane. Infatti anche quello. Dimmi. Ma sì. Nell'ascoltare un testimone, l'avvocato pubblico ufficiale viene a conoscenza che un reato è stato commesso da altro soggetto, ha obbligo di denuncia. No, il codice deontologico non ha avuto in considerazione di questi pronunciati della Cassazione sulla qualifica di pubblico ufficiale dell'avvocato che raccoglie testimonianze. Quindi è un problema molto serio. No, ma è serissimo, no? Un pubblico ufficiale Allora, il pubblico ufficiale che assume un atto falso, quell'atto è falso, punto e basta. No? Se c'è un atto falso, il reato si consuma e si perfeziona nel momento in cui si compie l'atto falso. Se un notaio compie un atto falso, quello è il reato, si perfeziona nel momento in cui lo fa. Per noi non è così. Quando si perfeziona il reato, proprio perché è necessario, è consentito all'avvocato di scegliere l'opportunità, di considerare l'opportunità di produrre la documentazione, il reato di perfezione nel momento in cui viene utilizzato l'atto falso. Quindi il fatto, perché un soggetto terzo che avrebbe commesso il reato, quindi un soggetto terzo, come se al disciplinare viene, noi abbiamo, però lo prevede la legge, abbiamo obbligo di denuncia. Là non c'è. Noi abbiamo il CDD, sì, abbiamo il CDD. Come avvocato no, perché la legge ci esonera dall'obbligo di denuncia. Proprio perché altrimenti, per tutelare l'indagine difensiva, ma anche per fare in modo che uno abbia la facoltà poi effettivamente di discernere, perché se una persona dice una cosa che io mi rendo conto che è falsa, dovrei denunciarlo. Invece non posso, non è, questa cosa qua non è opportuna e sarebbe contraria anche agli interessi che l'avvocato persegue. Però qual è la particolarità? Che l'atto falso non è falso sotto il profilo penale fino a quando non viene speso dall'avvocato, il quale se lo può tenere nel cassetto e quell'atto non è falso. Perché è un pubblico ufficiale, ma no, ma lo viene naturalmente, proprio questa qualifica è stata data proprio dalla giurisprudenza, è di creazione giurisprudenziale, non altro. Perché altrimenti non sarebbe consentito tenersi un atto falso, anche perché sarebbe soppressione o occultamento di prova, insomma, violazione dell'obbligo di denuncia, sarebbe una violazione penale anche abbastanza grave. Questo ma nel civile, no, molto spesso si parla di cose. L'unico canone è il primo, che dice che l'avvocato non ti deve intrattenere con i testimoni sui fatti oggetto di causa allo scopo di ottenere dichiarazioni compiacenti, gli dice il primo comma dell'articolo 55. Questo è un canone che vale sia per il civile che il penale, ma è evidente che sia così, no? È una violazione disciplinare, tra l'altro molto grave, che prevede la sospensione dell'esercizio dell'attività professionale per un periodo abbastanza lungo. Però cosa si intende per dichiarazioni compiacenti? Il fatto di informarsi su quello che un testimone anche potrebbe eventualmente dire nella causa civile una volta citata a giudizio significa sostenere dichiarazioni compiacenti?
Il Consiglio Nazionale Forense è abbastanza rigoroso ancora su questa situazione nell'ambito delle, chiamiamole, investigazioni difensive in ambito civile. Ci sono dei precedenti, anche abbastanza recenti, dove degli avvocati sono stati sanzionati. Per esempio un avvocato, un testimone civile sentito dal giudice ha detto: ma io sì, ma queste cose, ma prima di venire qui sono stato nello studio l'avvocato, lui mi ha detto cosa dovevo dire. Capito. Un collega per esempio oggi mi chiedeva se era scorretto il fatto che di far vedere alla propria parte, e quindi verosimilmente anche al testimone, le memorie contenenti i capitoli di prova. Ma alla parte o al testimone? Alla parte, si ha motivo di ritenere che lo facesse vedere al testimone. Io direi alla parte lo può far vedere correttamente. Certo che se la parte lo fa vedere, se io, collega, chiamo il testimone e gli faccio vedere le memorie, il 184 qualche problema si potrebbe sorgere. Si potrebbe sorgere, allora, qui bisogna distinguere dall'indagine preliminare a un'indagine poi successiva. L'indagine preliminare è quella di conoscere un eventuale sviluppo del quadro probatorio anche, in diritto, anche nel processo civile. Se noi, se noi dicessimo che questo non è consentito, sarebbe limitare la possibilità di conoscenza da parte dell'avvocato, e oggi l'avvocato non fa nemmeno questo, andiamoci. Poi anche il Consiglio Nazionale Forense dice che il testimone eventualmente di cui si chiede le dichiarazioni compiacenti non è soltanto il testimone formalmente inteso, quindi ammesso dal giudice come testimone, ma anche il testimone futuro, cioè le persone che possono essere astrattamente e in futuro indotte come testimone. Ma la norma parla di dichiarazioni compiacenti, non dice di dichiarazioni utili. E il discrimine è molto, molto importante. Ad esempio, un'altra sanzione disciplinare che avete comminato al Consiglio Nazionale Forense è di un avvocato che ha telefonato prima di indurre queste persone come te, una causa di separazione. Ha telefonato ai dipendenti della controparte dicendogli: voi tenete presente che vi comunico che vi chiamerò come testimoni per deporre circa la regolarità contabile della farmacia di cui il vostro datore di lavoro è titolare, che io dovrò chiamare in causa nell'ambito di un giudizio di separazione per stabilire ovviamente il volume d'affari effettivo e quindi l'assegno di mantenimento. Non c'è scritto nella sentenza, ma è presumibile che sia così. È stato sanzionato. Dopo c'è un problema anche di bilanciamento di informazioni, perché è chiaro che le informazioni su cui deporrà il test vengono desunte dalla parte, la parte ti riferisce che cosa potrà dire il test. Quindi è chiaro che un minimo di informazioni bisogna acquisirle, perché sennò cosa fai? È l'avvocato. E quindi il problema è chiaramente, parlando direttamente con controparte nell'azienda, le modalità con quale intendeva raccogliere, secondo me è scorretto, era scorretto quell'ipotesi. Cioè non puoi chiamare i testi di controparte, chiami. No, di controparte, no, sono testi, persone potenzialmente informate, dico l'avvocato, dice: scusi, lei lavora sì, io perché le volevo, si ricordo, volevo sapere se per caso no, lei è corrente di irregolarità contabile, insomma questa forse è un po' troppo forzata, però uno potrebbe anche telefonare a un testimone. Ma se questo viene fatto, ecco, con quelle scambottaggi a parte il fatto che attraverso il cliente non è mai una informazione assunta dall'avvocato e comunque non è una violazione disciplinare, perché non la fate, la fa il cliente. Esatto. Ma questo è il modo in cui si agisce adesso. Che è un po' la solita ipocrisia italiana, non se le cose se fanno, basta, però basta non dirle. Perché il testo potrebbe venire di io non so niente di questo. Potrebbe dire. Ma è difficile anche circostanziare poi i capitoli, se non sai. Circostanzi sulla base di quello che ti dice il cliente. Il quale secondo me si suppone che abbia comunque in qualche modo parlato con. Chiaro, questo è il minimo, no? Che fai, te l'inventi, non è che dici. Non puoi, no? Quindi. Io non c'è tutta, poi se volete ne parliamo meglio, non voglio togliere spazio al dibattito generale, però c'è tutta una revisione su questo caso, anche in relazione a situazioni processuali non italiane.
perché noi abbiamo oggi dei processi che poi si sviluppano anche a livello internazionale, no? Non ci sono più queste rigide frontiere anche processuali. Cioè, un avvocato inglese che non può parlare con me perché se no è assoluto esasperazione della motivazione dell'atto giudiziario. Noi ce l'abbiamo perché partiamo dal presupposto di un sospetto di fondo, perché nei paesi dove i giudici non hanno necessità di dimostrare le loro capacità non motivano. Ma non bisogna andare in Inghilterra o in America, si sta in Germania, io ho letto delle sentenze tedesche, una pagina, considera questo dice questo, quello dice quell'altro, ha ragione lui, basta. Noi abbiamo proprio la leggenda della motivazione e trasformiamo tutto il rigore probatorio che non abbiamo prima nella motivazione del giudice. Negli altre parti invece il contraddittorio e lo scontro processuale si ha nel momento dell'assunzione probatoria. Da noi si assume tutto e si rimanda tutto al momento della decisione, che è una cosa ben diversa rispetto a quello che succede, perché io non voglio criticare il sistema processuale, ma mi mancherebbe, insomma, non sarebbe il momento né nella sede. Quindi sono problematiche che vi espongo, chiaramente dovranno essere affrontate, valutate ancora, no, con i nostri rappresentanti istituzionali, così, e se volete ne parleremo meglio poi in altre occasioni, portando magari altri esempi, altre situazioni particolari che possano rendere ancora meglio il concetto, l'idea di quello che sono i nostri doveri deontologici professionali. Non si sente? Ah, si sente poco col microfono. Si sente niente. Bene, grazie a Gianni Marasca. Quindi registriamo sempre le indagini difensive, stiamo più tranquilli, anche se poi c'è sempre il timore. Sì, no, però c'è sempre il timore, io ho il terrore di queste cose, che il testimone possa dire: ma sì, ma prima di aprire il registratore l'avvocato mi ha detto. Quindi a mio avviso è meglio avere un testimone presente, poi magari per, come paracadute, insomma. Ecco. Bene. E poi sulla motivazione, la diffidenza del nostro sistema giuridico, che è nato, non dimentichiamocene, dal periodo fascista e poi successivamente, ecco, di lì si spiega questa attenzione alla motivazione, perché in altri ordinamenti come quello americano ad esempio la motivazione non è sempre necessaria, addirittura si fanno delle sentenze semplicemente di colpevolezza senza motivare, appunto. Quindi da noi c'è una diffidenza, a mio avviso per fortuna, perché devo dire meglio una motivazione, perché senza motivare io mi chiedo come si possa poi andare a impugnare, ad appellare quel provvedimento, se non per motivi procedurali. Infatti negli Stati Uniti si impugna sempre per motivi procedurali. I criteri di valutazione della prova. Esatto. Il giudice non ha il codice, non c'è un codice. Ci sono le prassi giudiziarie concordate tra magistrati e avvocati per le regole di valutazione logica e soprattutto la prova scientifica, di regole di valutazione probatoria. Il giudice dà alla giuria le regole per poter valutare le prove che vengono assunte, e quelle possono essere oggetto di impugnazione. Non, il verdetto no. Sì, certo. E poi anche perché la motivazione è una garanzia, per noi è ritenuta una garanzia, perché in questo esiste il tormento, diciamo così, il dubbio del magistrato, che fa prevalere una tesi disputata, quindi consente, no, di ripercorrere, per noi, secondo la nostra... Il suo iter logico. Secondo, come giustamente diceva il Presidente. Bene, allora ringraziamo il collega Marasca e ora diamo la parola all'avvocato professor Franco Tortorano, che ci illustrerà quelle che sono un po' le esperienze e le luci e le ombre del nuovo sistema di deontologia, quindi sotto il profilo sostanziale che procedurale, le criticità del nuovo procedimento disciplinare. Prego, professore. Allora, consentitemi innanzitutto di ringraziare i colleghi Pardi e Del Prete per avermi consentito di essere oggi a Pesaro. Per me è un ricordo, è un ritorno a Pesaro che mi riempie di contentezza e nostalgia.
Ho insegnato quasi 9 anni alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Urbino e Pesaro era spesso, diciamo così, il luogo di ritrovo con amici, e è una città che mi è rimasta nel cuore e mi è molto cara. Quindi vi ringrazio innanzitutto per questo. Anche poi per la fiducia che mi è stata, diciamo, accordata nel darmi questo incarico di esporre quelle che sono le criticità del... Non avrei tantissime, diciamo così, argomentazioni da esporre, ma vorrei innanzitutto far presente, senza levare lo spazio ad altri interventi, perché vedo che il collega Pardi si dovrà illustrare il passaggio tra la vecchia disciplina deontologica alla nuova disciplina deontologica, vorrei soltanto far presente che rimane confermato, anzi molto più confermato, quello che già negli anni 70, 60, 70, 80 e 90 era stato affermato in generale, e cioè che l'avvocato non è un professionista come altri professionisti, anche se è la sua, diciamo, figura trova la disciplina del codice civile, è una professione protetta e quindi c'è bisogno poi dell'esame di abilitazione e l'iscrizione all'albo, ma è attribuito all'avvocato una funzione di interesse pubblico, cioè noi dobbiamo essere preparati e fornire prestazioni qualificate non solo perché non dobbiamo fare una brutta figura e quindi avere semmai un problema con il cliente che ci addebita una scarsa competenza, uno scarso impegno, ma nell'interesse generale. Perché? Perché siamo un elemento insostituibile della funzione giurisdizionale e quindi abbiamo il dovere di essere preparati, qualificati, diciamo sempre pronti a rispondere ai principi generali che la deontologia in particolare, ma l'ordinamento in quanto tale, ci impone di rispettare. È un qualcosa che sul piano prettamente, diciamo, ideologico è sicuramente da condividere. Sul piano pratico diventa poi più difficile, per motivi molto semplici. Oggi abbiamo avuto un'evoluzione, ci siamo di fronte a una professione che ha avuto un'evoluzione, una trasformazione quasi radicale, non tanto il penale, ma sicuramente in sede civile e amministrativa. Perché? Perché l'avvocato non si deve oggi l'avvocato non si deve confrontare solo con la norma. Quindi l'avvocato ha anche, diciamo, l'onere di, lo prevede la legge professionale, se non lo fa addirittura c'è la sanzione disciplinare, di aggiornarsi, quindi seguire i corsi di aggiornamento che i consigli dell'ordine istituzionalmente oggi stanno portando avanti in maniera anche molto egregia, devo dire la verità. È sufficiente poi questa preparazione? Per chi c'è esperienza, vedo tanti giovani fra di voi, è un conto essere preparati, è un conto poi riuscire veramente a fornire una prestazione qualificata, perché ci vuole anche la domanda, quindi non c'è solo l'offerta ma anche la domanda. Conciliare domanda e offerta è forse il problema in questo momento più difficile, più serio per le nuove generazioni, anche per le vecchie, perché le criticità dell'ordinamento della professione forense colpiscono tutti, giovani, meno giovani ed anziani. Gli anziani possono anche accontentarsi e dire il mio l'ho fatto e quindi arrivederci e grazie. Chi invece tiene 45-50 anni è nel pieno della sua attività e purtroppo deve portare avanti anche un grande sacrificio. Dico questo perché? Perché questa situazione socio-economica nella quale l'avvocato deve operare è anche generatrice di conflitti che molto spesso stanno diventando, sono patrimonio dei consigli distrettuali di disciplina. Io ho una lunghissima esperienza ordinistica. Io sono un brontosauro dell'avvocatura e posso dire che quello che ho visto negli anni 70, ero consigliere segretario nel 1978 del Consiglio di Napoli, con il famoso Alfredo De Marsico presidente, devo dire quello che disciplinalmente abbiamo rilevato, abbiamo visto in quegli anni e poi negli anni successivi, oggi è cambiato, perché sicuramente ci trovavamo di fronte all'avvocato che si era appropriato del denaro del cliente, che aveva posto in essere una truffa, che era in corso in qualche altro reato,
ma erano casi isolati e rimanevano tali, ma non c'era quella proliferazione di addebiti che si sta verificando in questi ultimi tempi e che sono anche una, così, una criticità per l'ICDD. Devo dire subito, il Consiglio di Settore di Disciplina di Napoli a tutt'oggi ha circa 1.900 procedure, un 450 ereditate dai vecchi consigli, il resto incardinate dal 1 gennaio 2015 ad oggi. Dal 1 gennaio 2017 ad oggi il Consiglio distrettuale di Napoli, della Corte d'Appello di Napoli, ha incardinato 287 procedure. Noi 60. Meati voi. Il che significa, il che significa che da un lato si carica il distrettuale di un lavoro enorme che non sempre sarà poi portato avanti ed espletato, perché poi sono i limiti umani a tutti. Dall'altro evidenzia che c'è una conflittualità che trova ragione anche nel malessere che l'avvocato, diciamo, oggi vive. Dall'altro lato, dietro il denunciante c'è un altro avvocato e noi ce ne accorgiamo quando poi gli esposti sono, diciamo, redatti in maniera tecnica e capiamo che un sarto non può redigere in quella maniera un esposto del genere, quindi c'è sempre la mano di un avvocato. Offese tra i colleghi, ma prima qualche rara volta c'è stato qualche collega che si era lamentato che l'altro, che il collega in udienza o negli atti processuali lo avesse offeso. Oggi è quasi una, ne abbiamo circa 200 di procedure del genere. Cerchiamo di contenerle e cerchiamo di dare ora, diciamo, rimanere alla sanzione minima addirittura nell'avvertimento o nel richiamo verbale, ma ci sono queste determinate situazioni che a mio avviso trovano causa nel malessere generale che sta vivendo la nostra, le vostre e anche la nostra generazione, in quanto la situazione è estremamente difficile sul piano proprio dell'attività professionale. Ora, tutto questo mi porta anche a un'altra riflessione e lo dico veramente con un turbamento di coscienza. Noi componenti del CDD possiamo in via di principio essere talmente asettici e non tener conto di quello che è il malessere sociale che l'avvocatura sta vivendo. È chiaro che di fronte a un'approvazione indebita, a fatti gravi, non c'è nulla da fare, si applicheranno le sanzioni. Noi come distretto della disciplina abbiamo anche radiato un paio di colleghi, abbiamo dato anche sanzioni pesanti, altri li abbiamo sospesi cautelarmente all'esito del processo penale. Quindi non ci sono problemi da questo punto di vista. Ma, diciamo così, assecondare questa litigiosità inutile, che tutto sommato non produce effetti positivi, ma solo negativi, è positivo o non è positivo? E poi, possiamo noi sanzionare un avvocato il quale non ha seguito i corsi di formazione e qualcuno si è difeso dicendo ma io, se non andavo a quello studio e non rispettavo quel determinato orario, perdevo anche quel piccolo compenso che mi veniva, diciamo, poi corrisposto. Devo dire, da padre di famiglia, da padre, mio figlio è anche avvocato, e da persona anziana, qualche difficoltà nel censurare un fatto del genere io la trovo. Poi lo farò pure, ma la trovo la difficoltà. Per esempio, un altro caso che ci è venuto recentemente, una quarantina di esposti dalla Procura della Repubblica di Napoli contro avvocati che erano stati, o erano ancora, curatori fallimentari per non aver inviato la relazione semestrale che la legge fallimentare impone di inviare al PM. Qualche avvocato si è venuto a difendere, ha detto ma io il procedimento, la curatela fallimentare l'ho chiusa per insenza di attivo e ci ho rimesso anche le spese. Qualche altro ci ha detto ma è una procedura talmente pazzesca, abnorme, che non riesco neanche ad andare avanti, ho fatto anche presente al giudice delegato e il giudice ha detto non sono problemi che mi riguardano, è un problema suo come avvocato, la capisco, ma è un problema suo come curatore fallimentare. A questo punto noi avremo il problema di
decidere su questi esposti che sono pervenuti dalla Procura della Repubblica di Napoli. Non so, non è un mio compito, perché sarà poi dei componenti del CDD diciamo adottare le decisioni, ma devo dire che, avendone parlato, qualcuno è in grande difficoltà e non sa come. Poi redatto dal Consiglio Nazionale Forense nel 2014, che ha tipizzato quelli che erano gli illeciti oncologici, che invece avevano trovato una loro individuazione, elaborazione e proprio potremmo dire verificazione dalla parte dalla giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense, con l'ausilio anche della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che è intervenuta stabilendo che determinati comportamenti costituivano illecito disciplinare, e quindi bene aveva fatto il Consiglio Nazionale Forense a sanzionarli, cioè il Consiglio dell'Ordine e poi il Consiglio Nazionale Forense in sede di giurisdizione a sanzionarli. Oggi invece ci troviamo di fronte a questo panorama di illeciti deontologicamente, diciamo, normati. La sanzione è prevista per ogni singolo, diciamo, illecito deontologico. È tipizzato l'illecito deontologico ed è prevista anche la sanzione. Diceva prima il collega Marasca, che è prevista, per quanto riguarda la problematica che può interessare l'avvocato che assume testimonianze, la censura, ma la legge prevede che in certi casi il Consiglio Distrettuale di Disciplina può aumentare, quindi laddove c'è la censura può dare fino a un anno di sospensione dall'esercizio della professione forense. Quindi troviamo di fronte a un illecito deontologico tipizzato. La sanzione è prevista nella norma deontologica del codice deontologico, il Consiglio Distrettuale di Disciplina in sede decisoria può anche, diciamo, applicare dal minimo al massimo previsto dalla sanzione, a volte da 3 a 6 mesi, da un anno a 2 anni e anche oltre, e può al limite invece ritenere che dove è prevista la sospensione cautelare, faccio un esempio, quando l'avvocato non ha rispettato la norma deontologica che gli vede di assumere difese contro la propria assistita, se non siano trascorsi almeno 2 anni dalla cessazione del rapporto, e quindi anche quindi è prevista fino anche a 3 mesi può avere di sospensione cautelare. Noi recentemente abbiamo ritenuto che c'erano elementi per applicare solo la censura e non la sospensione per 3 mesi dall'esercizio della professione forense. Quindi è una disciplina che sotto alcuni aspetti dà un minimo di elasticità al distrettuale di disciplina e consente quindi di graduare la sanzione secondo anche quelli che sono gli aspetti generali e anche minoritari o peggiorativi del caso che è stato sottoposto. Ovviamente dovete tenere presente che nel quanto riguarda la disciplina non è prevista la reformatio in peius, cioè se una sanzione è stata comminata per un determinato illecito deontologico dal Consiglio Distrettuale di Disciplina, il Consiglio Nazionale Forense non può aumentare la sanzione, può solo modificare nell'anno, ritenere che non c'è stata la violazione deontologica, ma non può, ritenendo che c'è stata e che forse il CDD si è dimostrato troppo benevolo, aumentarla. È una, diciamo così, è un sistema che sotto alcuni aspetti ritengo che sia corretto, perché è un conto la giurisdizione penale, è un conto la giurisdizione, diciamo, disciplinare. E prevedere che il Consiglio Nazionale Forense, anche di fronte a un caso eclatante, possa riformare in peggio la decisione, secondo me è corretto, e quindi per fortuna ci sta questa sanzione, questo divieto. Quindi il collega che si trova di fronte al distrettuale di disciplina si deve preoccupare di una difesa, e lo può fare attraverso sia
singolarmente e sia avvalendosi della difesa di un collega. C'è stato posto un problema. Si può nominare il difensore d'ufficio? Sicuramente no, nel modo più assoluto. Non lo prevede la legge e non lo possiamo, non può essere nominato. Il collega o si difende da solo o si difende con, rilasciando un mandato a un altro avvocato abilitato. Quali sono i problemi che, diciamo, che hanno portato anche criticità al sistema? Ho evidenziato quelli che traggono, diciamo, causa della situazione generale e nei comportamenti dei colleghi. Devo dirvi, per vostra fortuna, voi non avete nella Corte d'Appello di Ancona i numeri che abbiamo a Napoli e quindi avete meno problemi di quelli che abbiamo noi a Napoli. Ma come è stata prevista la regolamentazione, prima dalla legge professionale, che prevede che i consigli di settore di disciplina decidano con sezioni composte da 5 effettivi e 3 supplenti, con la astensione, e quindi non possono partecipare, poi il modem vi spiego cosa viene dopo, non possono prendere decisioni su colleghi che sono iscritti allo stesso ordine a cui appartiene il componente del Consiglio distrettuale di disciplina, ha creato dei grossi problemi, perché poi la regolamentazione che il CNF ha emanato, la numero due, il regolamento numero 2 del 2014, ha previsto fino con vigenza fino all'8 maggio, che le sezioni venivano costituite direttamente dal modem, in via rispettando l'ordine alfabetico e rispettando il numero di assegnazione della procedura al Consiglio distrettuale di disciplina. Faccio un esempio. Franco Tortorano era il numero 1 nella iscrizione al distrettuale di disciplina e veniva assegnata la procedura, qualora fosse stata assegnata a sezione, la procedura al collega Abbignente, Avolio, Bracale, che venivano in ordine alfabetico, costituivano i primi 5 effettivi e gli altri poi i supplenti, quindi in ordine alfabetico. Sempre il modem saltava se Bracale fosse stato dello pubblicato. Compito del presidente del CDD è solo indicare tra questi 8 il relatore, istruttore relatore, il quale provvede all'istruttore, provvede al capo di incolpazione, provvede alla richiesta di archiviazione, provvede al capo di incolpazione, e però non partecipa alla seduta del CDD quando è in sede deliberante, o approva il capo di incolpazione, o lo rigetta, o chiede modifiche, oppure in sede, diciamo, dibattimentale provvede poi alla funzione disciplinare piena e quello del giudizio disciplinare. In linea teorica, e per i piccoli, per i consigli di disciplina con pochi iscritti, diciamo, questa previsione è stata eccezionale, è andata benissimo. Quando però si è trovato di fronte, siamo di fronte a dei numeri elevatissimi, come per esempio quello di Roma, c'ha quasi 5.000 procedure, e questa procedura è diventata, e per tutte le grandi distretti di Corte d'Appello, questa procedura è stata un po' una palla al piede per la effettività delle attività del distrettuale di disciplina. C'è un altro poi particolare, che poi io dico sempre che noi avvocati a volte siamo utopici. E perché? Perché faccio un esempio: i consigli di settore di disciplina svolgono l'attività in maniera assolutamente gratuita, è solo previsto il rimborso delle spese di viaggio, di spese sostenute per il viaggio. Nel caso della Corte d'Appello di Ancona, credo che ci siano anche colleghi che vengono da più di 100 km, è così, 120-130 km, altri vicini. Anche noi a Napoli abbiamo, chi sta a Benevento, sono 110 km di strada, ma un'autostrada che prevede 80 km all'ora, sono multe salatissime, quindi capirete benissimo che venire a Napoli ci vuole un'ora e mezza. Ora, questo, se in linea teorica va bene, e noi abbiamo accettato attraverso la domanda di far parte dei consigli distrettuali di disciplina, poi in linea pratica la cosa cambia, perché mi sono trovato spesso sezioni che sono saltate anche in sede dibattimentale,
per l'assenza di un componente della sezione, il quale ha comunicato all'ultimo momento: sono un avvocato penalista, mi trovo in udienza, il giudice non ha rispettato l'orario di udienza, sono le 1:30, le 2, mi trovo a Benevento, non posso venire. Ed è saltata la sezione, anche perché diversamente da quando veniva nei consigli dell'ordine, dove eravamo tutti più o meno della stessa zona, poi il consigliere non aveva un numero, aveva soltanto la necessità di rispettare un numero minimo, almeno 8 per poter decidere, non si può neanche pretendere che un supplente che vive ad Avellino sia lì fuori alla porta ad aspettare qualora e sostituire l'effettivo qualora l'effettivo abbia comunicato l'ultimo momento di poter venire. Devo dire che c'è un lavoro enorme da parte della segreteria, perché il giorno prima delle sezioni si fa una serie di telefonate, cerca di capire chi viene e chi non viene, e qualora la sezione salta chiaramente si avvisano anche gli altri e si invita a non venire, salvo il presidente, il quale fa il verbale, perché poi è meglio stare tranquilli, e vi spiego anche perché. Perché i consigli di settore di disciplina non solo sono oberati da questo enorme lavoro, ma hanno anche la pressione di quelli che avanzano gli esposti. Io, nella mia lunga tra parentesi, la causa con di Napoli rischia di perdere, perché si è andata a difendere sostenendo il difetto di giurisdizione senza invece eccedere il difetto di interesse d'agire, perché l'ordine, e anche noi non agiamo nell'interesse della parte denunciata, ma agiamo nell'interesse generale dell'ordinamento forense, dell'ordinamento giuridico in generale. Quindi sorge anche questo altro problema di coloro che lamentano che il CDD non sia ancora attivato, coloro che lamentano che il CDD ha archiviato una proposta, una loro denuncia, e qualcuno ci ha fatto anche qualche denuncia penale. E siamo stati anche, state archiviate, perché per fortuna i giudici hanno capito che non c'entravamo nulla, ma comunque c'è stato anche questo, e ce n'è uno ancora in corso. Ora, e questa è una criticità. Perché? Perché nel momento in cui si va a decidere, è chiaro che uno deve essere anche sereni nella possibilità che un domani un'interpretazione un po' più, diciamo, non tanto chiara possa essere, diciamo, impugnata sia dal soggetto che ha legittimato a farlo, e cioè il pubblico ministero, o la parte che è stata sanzionata, ma c'è qualcuno che sostiene, e ci fa anche un esposto, perché sostiene che noi non avremmo ben deliberato e quindi gli avremmo creato un danno. Quindi anche questo è un problema sulle criticità dei settuali di disciplina. Ora, volevo farvi presente che con una recentissima modifica del regolamento il Consiglio Nazionale Forense ha modificato la composizione delle sezioni, e quindi si è passato da una sezione che viene costituita a rotazione dal modem alla possibilità di prevedere sezioni fisse. Non più tardi di lunedì scorso il CDD da me presieduto ha approvato la tabella di 8 sezioni e le ha mandate al CNF per l'approvazione. Secondo alcuni potrebbe essersi, diciamo, ridotte quelle che erano le criticità. Secondo altri pare che tanto non avviene, vedremo il futuro che cosa ci riserva. Da parte mia faccio solo presente che questa riforma del regolamento consente un qualcosa che secondo me è abbastanza molto estremamente positivo, e cioè la possibilità di operare il richiamo verbale direttamente dal plenum del CDD e non dalla sezione. Quindi non si deve seguire tutta la procedura per l'assegnazione a sezione, perché, non so se lo sapete, ma la sezione può sia operare un richiamo verbale, che poi viene mandato al presidente, richiesto al presidente di inviare una lettera al collega con invito a non incorrere nello stesso comportamento, non costituisce sanzione disciplinare. Poi invece c'è l'avvertimento, la censura, la sospensione dell'esercizio della professione e la radiazione. La possibilità quindi di
anticipare senza assegnare a sezioni, quindi con tutta la procedura di assegnazione di proposta che il relatore deve, l'istruttore deve fare alla sezione, consentirà sicuramente uno snellimento per i grandi, ripeto, quelli di grandi numeri CDD, di ridurre di parecchio quello che è il carico dell'arretrato che ancora abbiamo. Per quanto ci riguarda Napoli, poi noi abbiamo adottato un regolamento interno in virtù del quale le proposte di archiviazione che il presidente del CDD può fare quando è manifestamente infondato l'addebito vengono inviate almeno 15 giorni prima del plenum, con la motivazione venga inviata ai componenti dell'assemblea, e solo dopo questo invio e alla seduta successiva si può deliberare la archiviazione. Ne abbiamo archiviati circa 800, quindi abbiamo fatto un lavoro abbastanza, diciamo, 600, è un lavoro molto importante. Perché? Perché, ripeto, non dobbiamo dimenticarcelo, è un qualcosa che siamo riusciti a mantenere nella nostra competenza, e voi ve lo ricordate, che fino alla legge al 31 dicembre del 2012 era in grande crisi, perché sulla scorta di quelle erano alcuni indirizzi europei si voleva estrapolare dai consigli dell'ordine la funzione disciplinare e assegnarla a soggetti, a organismi terzi composti anche da avvocati, ma anche dai rappresentanti dei consumatori e rappresentanti della società civile. È un privilegio che siamo riusciti a mantenere, e ce ne dobbiamo esserne da un lato contenti, ma dall'altro consapevoli che se non dovesse andare avanti e dovesse saltare la funzione disciplinare, potremmo ritornare a una situazione che sicuramente non ci aggrada, almeno dal punto di vista dell'immagine. Personalmente sono sempre convinto che l'avvocato deve giudicare il proprio collega. Devo dirmi che quindi veramente ci vuole una grande serenità e nel contempo anche, diciamo così, il più grande, insomma, il mio approccio, e tutti i miei colleghi del CDD hanno un approccio di assoluto rispetto anche nei confronti del collega che in quel momento viene accusato di fatti molto gravi. Ce n'è stato uno che è stato accusato di violenza carnale sul minore, e noi fino a quando non avremo la sentenza che accerterà la violenza carnale, per noi è un collega innocente che va rispettato su tutti i punti di vista. Che cosa dirvi in chiusura? E se dovessi darvi un consiglio, rispettate la disciplina, non perché può arrivare la sanzione disciplinare, ma perché è un nostro interesse rispettare le norme deontologiche, anche quando è estremamente difficile rispettare. Perché se noi andiamo a leggere bene il codice deontologico, ci sono situazioni che, diciamo, un buon 80% di avvocati comunque nella vita le ha, diciamo, vissute. Perché l'obbligo di osservare la legge fiscale, la legge previdenziale e tutte le altre normative che l'ordinamento ci impone di rispettare, a volte è difficile. Diciamo dire che... Devo andare? No, era un commento su quello che stavo dicendo. Estremamente difficile. Adesivo. Estremamente difficile. Dobbiamo quindi essere sinceri con noi stessi e capire che qualche volta è estremamente complesso rispettare in toto quella che è la previsione del nostro legislatore deontologico. Io una volta mi sono permesso di dire a un amico che aveva partecipato alla gestione di questo codice, un consigliere nazionale forense e un avvocato professionale che era consulente, ho detto: mi sembrate i cavalieri della tavola rotonda, perché vi state dimenticando di quella che è la realtà socio-economica in cui tutti viviamo e in cui il paese purtroppo versa. Però ribadisco, malgrado tutte queste mie perplessità, parlo con l'esperienza cinquantennale, dico sempre: è meglio, è sicuramente utile, necessario rispettare le regole deontologiche, perché è nel nostro interesse più che nell'interesse generale. Io con questo spero di aver dato qualche flash di quelli che sono i problemi che un avvocato può incontrare
nell'affrontare la deontologia forense, e sono a disposizione anche per qualche altro ulteriore chiarimento qualora fosse necessario. Comunque vi ringrazio per l'attenzione. È andato via il CDD da un po'. No, sono di essere io che ho impugnato il microfono in maniera troppo brusca. Bene, ringraziamo il collega Marasca che ci deve lasciare, come avevamo anticipato all'inizio di questo nostro incontro. Ringraziamo anche il professore Tortorano della sua splendida relazione, ma il professore rimarrà qui con noi e poi avremo qualche domanda da porgli. Ora è la volta del consigliere nazionale Arturo Pardi che ci parlerà delle esperienze del procedimento disciplinare presso il Consiglio Nazionale Forense, ovviamente sempre in relazione a questa nuova fase del procedimento disciplinare e del codice deontologico. Prego Arturo. Intanto grazie professore, grazie veramente anche per noi, per me e il presidente Daniele Preti, è stata un'occasione di rivederla. È sempre un piacere perché lei è una persona estremamente equilibrata, spiega con grande passione e anche chiarezza argomenti che non sono poi così semplici. Io farei una premessa prima di tutto. Il Consiglio Nazionale Forense si occupa della giustizia, diciamo così, di secondo grado. Ma a monte bisogna fare una premessa, un'altra premessa. La riforma professionale forense nata nel 2012 ha ridisegnato un sistema di garanzia e comunque di tutela dei diritti attraverso la professione dell'avvocato. Questo lo dico perché ha voluto ridare fiducia nel sistema giustizia. La fiducia non è sicuramente un principio costituzionale, ma è un principio che sicuramente cementa in qualche modo l'affidamento che ha il cittadino, che ha la parte, che hanno tutti nei confronti del sistema giustizia. La legge professionale, questa del 2012, a differenza del 34, che cosa ha fatto? Ha disegnato un ruolo dell'avvocato, ha descritto una serie di valori, una specie di umanesimo, chiamiamolo così, giuridico, in fondo al quale l'avvocato è tutore del diritto. La legge professionale del 33 non si occupava di questo, si limitava a descrivere che cosa fa l'avvocato, ma mai come con la riforma professionale del 2012 si è costruita che cos'è l'avvocato, in quanto l'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti, alla cui tutela è preposta, regolamenta l'organizzazione e esercizio della professione, garantisce l'indipendenza e autonomia degli avvocati, tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità efficace della prestazione professionale. Ecco, quindi la riforma professionale nasce come un corpus, più o meno rispetto alla stesura originaria, non mi ricordo se Tortorani era anche te nella commissione della riforma professionale, no? E comunque rispetto alla riforma professionale, così come l'avevamo delineata, io ero nella qualifica di presidente distrettuale delle Marche, la riforma è stata in qualche parte manipolata, forse anche in parte anche tradita, ma comunque ha mantenuto tutto sommato degli aspetti positivi superiori a quelli tra cosiddetti negativi, perché sicuramente ci ha messo al riparo da incursione, no, per esempio dell'esecutivo, come succedeva con le cosiddette Renzuolata Bersani o da altro, da interventi da parte dell'esecutivo, e ha tutelato, pensate, ma non solo le tariffe, tutto il segreto professionale e tutta una serie di garanzie, ivi compresa quella a cui faceva riferimento prima il professor Tortorano, il fatto che possiamo essere giudicati dai nostri colleghi e non, per esempio, dall'Associazione dei Consumatori, non perché siano associazioni dei consumatori, ma perché non hanno la competenza per comprendere in cosa consiste la violazione, in cosa consiste il comportamento, in cosa consiste la violazione del comportamento, non conoscendo la praticità e la quotidianità dell'attività professionale forense. Tra l'altro, la norma, la riforma professionale prevede questa terzietà e autonomia del Consiglio distrettuale di disciplina, perché rispetto a quello che si prefigurava,
si prefigurava la nomina da parte del presidente del tribunale, come succede per altri ordini, di colleghi che avrebbero dovuto assumere queste funzioni in primo grado. E in secondo grado lo stesso tribunale sarebbe stato, come succede per altri ordini professionali, deputato a giudicare in secondo grado sulle questioni. Quindi avremmo avuto competenza di primo grado di persone nominate dal presidente del tribunale, nell'ipotesi più rosea, perché l'ipotesi più negativa era quella, di una specie di giuria, no? Mista, e in secondo grado da parte del tribunale, che avrebbe potuto valutare i nostri comportamenti, sia pure in fase di secondo grado. Abbiamo configurato anche l'impugnativa noi nella stesura originale: da parte della parte offesa, l'esponente contro l'archiviazione poteva impugnare davanti al Consiglio Distrettuale di Disciplina. Era serio. Purtroppo, questo lo sai bene. Poi ti dirò se mi dai. Sì, lo puoi dire anche adesso. Il fatto è, quindi sono tutta una serie di problemi. Tra l'altro, il problema che porrà il professore lo stiamo valutando, quindi è una tematica sicuramente molto interessante. Comunque è un fatto storico che al Consiglio Nazionale Forense venga conservata la qualità di giudice speciale. Questo perché è un giudice speciale che, a sensi dell'articolo 35 della legge professionale forense, sopravvive alla Costituzione. Voi sapete che è vietata la costituzione di tribunali speciali. Questo è un tribunale, tra virgolette, un giudice speciale che sopravvive. Non solo sopravvive a questo, ma sopravvive anche alle censure di legittimità costituzionale che dicono che il Consiglio Nazionale Forense, i 20 componenti, quelli che sono 22, non sono sufficientemente indipendenti per valutare il collega. La Corte Costituzionale ha detto che è corretta, così come succede per il Consiglio Superiore della Magistratura, perché il Consiglio Superiore della Magistratura decide, no, sullo status dei magistrati. In analogia riteniamo che abbiamo la stessa autonomia e competenza per decidere sui nostri colleghi. È ovvio che decidiamo in secondo grado, e decidiamo in secondo grado con una decisione che in qualche modo afferma in qualche modo l'autonomia e il segno distintivo della professione forense rispetto ad altre attività d'impresa. Noi chiaramente ci viene quello che il professore chiamava prima privilegio, comunque diciamo questa caratteristica per il quale giudica il Consiglio Nazionale Forense come giudice di secondo grado, giudica in relazione e tenendo conto e valutando da collega a collega i comportamenti, tra virgolette, posti in essere, quindi vengono valutati in concreti. Viene emessa una sentenza in nome del popolo italiano e addirittura il Consiglio Nazionale Forense ha la possibilità di integrare la motivazione, cosa che non tutti, quindi l'esposto può essere qualificato in una certa maniera. E magari è carente l'ordine o il Consiglio di Stato della Disciplina, dice che un certo comportamento è scorretto per certi versi, il Consiglio Nazionale Forense può rivederlo e condannare lo stesso, sanzionare, confermare la sanzione, magari integrando in qualche modo la motivazione. Sull'anno. E come si svolge? C'è il procuratore generale della Cassazione, c'è un relatore, che in genere siamo due o tre a ogni seduta, abbiamo generalmente due o tre fascicoli che portiamo, che naturalmente studiamo in maniera accuratissima, perché le domande sono molto specifiche, le problematiche sono a volte anche molto gravi, perché si va a radiazione, cancellazione, sospensione, c'è di tutto. E il procuratore generale, prima di tutto c'è il relatore, uno di noi e due, in genere uno, due o tre a seduta, e discutiamo e relazioniamo sulle vicende processuali. Ovviamente sentiamo se l'incolpato vuole essere sentito, ha diritto di essere sentito. A volte rilasciano dichiarazioni, quando parlano a volte non è così favorevole, però quando parla il difensore già è meglio, secondo il mio punto di vista. E poi c'è la Procura Generale della Corte di Cassazione, che è sempre presente, che fa la requisitoria e formula la richiesta, rigetto o conferma. Dopodiché le sedute sono pubbliche, perché la Consiglio Nazionale Forense ha previsto che le sedute siano pubbliche. Chiaramente ci rendiamo conto che significa poi, tra l'altro, conoscere degli episodi che possono essere anche una certa delicatezza. Ci sono stati, mi ricordo, anche questioni particolari, tangenti, soldi all'estero, anche 500.000 euro all'estero in evasione d'imposta, quindi problematiche abbastanza delicate, o sottrazione di denaro, c'è di tutto agli ordini. Le problematiche principali che abbiamo avuto sono sicuramente... Le più frequenti sono, a parte si è posto sempre il problema in termini di prova, qual è la prova,
perché l'esponente rappresenta dei fatti, e quello che dice l'esponente, perché l'esponente, come diceva, spesso succede, mi ha sbagliato la causa, mi ha promesso questo, mi ha promesso che avremmo in futuro il problema del preventivo non si pone più, perché in base alla legge professionale, a disegno di legge, no? C'è la previsione, non solo l'obbligo di inviare in forma digitale o per iscritto, se verrà approvato nell'attuale testo, il preventivo, ma addirittura, e qui punto interrogativo, anche le proprie specializzazioni, punto interrogativo, è quello, non sappiamo come si verrà, forse qualcuno che già reclamizza, si autoincensa oppure si auto rappresenta come esperto in tutto, vedremo come si regolerà e come ci regoleremo noi. Spessissimo una problematica molto ampia, ma vedo anche a Pesaro, perché ne parlavo anche col Presidente, le riservate personali purtroppo esiste ancora, ci sono dei colleghi che ancora non hanno capito che la riservata personale qualificata come tale, e qui la sanzione è particolarmente grave e quindi è tipica, non è possibile produrre. C'è chi, ho sentito discorsi di più, anche qui, ho sentito discorsi di vario tipo, ma lo faccio nell'interesse del cliente, nel superiore interesse della giustizia, forse dovrebbero fare i magistrati, questi più che gli avvocati, però si sente di per sé la qualificazione di riservato personale proprio per tutela dei rapporti di corrispondenza, proprio per tutela dell'affidamento, della possibilità di comunicare, impedisce in qualsiasi modo la produzione, e questo è tipico e non ammette deroga. La sola qualificazione, abbiamo già detto, ne abbiamo discusso, e anche il Consiglio Nazionale Forense, confermando determinate sanzioni, si è anche discusso. Auguri di buon anno, riservata, personale, non producibilità, non si può produrre, anche se il contenuto è gli auguri di buon anno. Questo per capire fra le cose più importanti. Poi ancora anche la compromissione, tra virgolette, è un po' particolare questa ipotesi, ma si verificano spesso, a parte le problematiche generali di compromissione dell'immagine, perché il soggetto, magari l'avvocato, non adempie alle proprie obbligazioni. E questo purtroppo sembra assurdo, ma ci sono diverse problematiche di questo genere. Agli occhi degli ufficiali giudiziari, agli occhi del consumatore, agli occhi dell'utente, agli occhi della categoria forense, compromette, getta discredito sulla categoria professionale, se stai a vedere in senso stretto, il fatto di non osservare, cioè di non osservare quel comportamento, tra virgolette, corretto nell'adempimento delle obbligazioni altrui. Portata agli estremi, certo, è un qualche modo entrare, ingerirsi nell'attività privata, e quindi il confine è sottile, no? Tra quello. Però il problema è particolarmente. E la restituzione dei documenti, che quella è un particolare che poi su quale costituisce illecito di disciplinare, che trattenga indebitamente documenti, non ha diritto alcuno di ritenere gli atti e i documenti di causa, non può subordinare l'istituzione del fascicolo dei documenti al pagamento, stando alla lettera non sarebbe neanche soddisfatto questo obbligo con la consegna presso il Consiglio dell'Ordine. Però, secondo il mio punto di vista, si tratta di valutarlo in maniera ragionevole e equilibrata, perché anche qui, ripeto, evoluzione non significa involuzione, ma però sicuramente la professione forense va valutata anche rispetto alla modernità, a tutte le problematiche diverse. Ancora appropriazione di somme, perché qui purtroppo c'è una casistica abbastanza ampia: chi si trattiene la somma destinata alla compagnia di assicurazione, uno in una situazione tragica, ha detto io ho trattenuto 10.000 euro, si è messo a piangere davanti al Consiglio Nazionale Forense, ha detto io ho trattenuto queste somme, mi servivano, e quindi c'è una specie di confessione, però la problematica è, come sappiamo, sanzionata, perché va a violare proprio un principio, no, di rapporto. Ancora c'è un altro problema che esiste spesso, è la minaccia nei confronti della controparte, no, di azioni, e qui c'è un problema di proporzione. Sproporzionato, non sproporzionato, qual è il confine? La produzione, per esempio, di un esposto, tra i punti interrogativi, che riguarda il collega avversario, che magari è stato chiamato come testimone, ma lo si fa al fine di inficiare la genuinità della testimonianza, per dire quel testimone è un testimone che ha interesse, quindi testimonia contro di me, c'è anche questo, e è continente, eccede le esigenze, eccede la minaccia. Qui il Consiglio Nazionale Forense ha sempre detto ha come razio quello di contemperare l'esigenza di difesa dell'assistito, sebbene possa il difensore, per esempio,
non può assumere il carattere di minaccia di azione o iniziative sproporzionate o vessatorie. Qui si tratta di vedere invece nel caso che facevo riferimento io se è attinente, se non è eccedente rispetto alle esigenze, no, che esistono. Poi ancora molto spesso succede la mancata partecipazione alle udienze, soprattutto quelle penali, eccetera. Qui in generale tutta la giurisprudenza che è numerosa del Consiglio Nazionale Forense, su questo laddove viene individuata una trascuratezza abituale viene sanzionata, laddove invece ci sono dei comportamenti non dolosi, involontari, di non presenziare all'udienza o problematiche per il quale, dal quale non si ravvisi un contegno abdicativo del difensore o comunque si veda, non si noti una, diciamo, una sistematica trascuratezza, non si ritiene configurare questo illecito disciplinare. Un cenno farei, il Presidente lo conosce meglio di me, il problema della sospensione cautelare. La sospensione cautelare della professione, per essere chiari, a seguito della legge professionale, questo è un appunto che ho fatto immediatamente quando ho visto questa legge, perché poi il Presidente conosce bene anche la tematica per averla insieme, quella sia collegiale applicata. Il problema della sospensione cautelare quando può essere inflitta? Perché non è cosa da poco, visto che ne abbiamo inflitti numerose, cioè, insomma, diverse, a suo tempo. Quando lo si poteva e lo si doveva fare, esatto, con la vecchia. Perché oggi la norma dice che può essere deliberata dal Consiglio distrettuale di disciplina nei seguenti casi: misura cautelare detentiva, e quindi deve essere arrestato; interdittiva, irrogato in serinto, mi ha promesso Giusfori che quiva, condanni in primo grado, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione. Il che significa che in sostanza quello che l'ordine riusciva a fare immediatamente, riusciva a intervenire localmente, voglio dire anche con una certa interpretazione, no? Ha una certa interpretazione, e quindi consentendo in presenza di strepitus fori, quindi il clamore che dettava anche all'occhio dell'opinione pubblica, il fatto commesso dal collega che ne so che si è appropriato 200.000 euro come è successo in altro ordine distretto, consentiva immediatamente di sospendere, di poter dire alla stampa sospeso cautelarmente. Beh, no, la giustizia funziona, magari giusta, ingiusta, dopo secondo i criteri, secondo la sensibilità in tema di garanzia che possiamo avere diversa anche da tutte le parti d'Italia, non è che abbiamo la stessa sensibilità, ma questo non vuol dire che quello che è giusto è sbagliato, no? E però vuol dire la sensibilità consentiva di intervenire anche di fronte agli occhi dell'opinione pubblica, di fronte a notizia giornalistica in particolare rilievo, appropriazione in debito di 300.000 euro, il Consiglio d'Ordine c'è. Oggi siamo nelle condizioni che non riusciamo neanche a dire che cosa facciamo, perché bisogna aspettare la sentenza definitiva, l'arresto, c'è cioè Dago Rassi, il procuratore pubblico, l'arresti, almeno per una settimana lo sospendiamo, cioè lo sospendono noi e nessuno ha piacere di farlo, intendiamo, cioè questo, capiamoci bene, massimo rispetto dell'uomo e dell'errore dell'uomo, piena, però voglio dire anche tutela dell'immagine, perché è anche un segno di come siamo noi nell'ambito della gente, perché se ci ridono dietro che possiamo rubare, abbiamo la licenza di rubare, non lo so che razza di immagine possiamo avere più. Su questo ho chiesto nel mio piccolo, assolutamente, voglio dire, ultima ruota del carro quale sono io, e ho chiesto, si può intervenire per modificare? Quando mi sono accorto che è uscito questo mostro, ho detto, ma nella pratica la sospensione possiamo adattarla, adesso non adottiamo più, ci troviamo in condizione, noi non stiamo più giudicando in secondo grado sospensione cautelare, non le adottano più, anzi stiamo smaltendo, se devo essere sincero, tutto l'arretrato a tappe forzate, che tra un po', fra un anno, due anni, potrebbe essere che abbiamo finito anche di disciplinare, cioè se continua questo passo a 35-40 procedimenti al mese, no? E quindi, ecco, questo è importante. Ho posto nel mio piccolo il problema al Consiglio Nazionale Forense, la preoccupazione è che il legislatore possa mettere mani non solo su questo, come ha fatto sempre il legislatore con gli esami di Stato, voi avete la storia degli esami di Stato, abbiamo chiesto codici commentati, no, cioè, giusto o sbagliato, abbiamo fatto una scelta, il legislatore ha fatto una scelta. Ogni anno c'è una proroga, perché c'è il figlio di Tizio, mi viene da pensare, ma forse per bontà, può darsi anche, perché si vuole fare in modo che i ragazzi leggano meglio il codice commentato rispetto alla Giuffrè, magari può far piacere, ma può far piacere a tutti, a chi può far piacere, comunque sistematicamente la riforma professionale viene prorogata di anno in anno,
a novembre nel milleproroghe è contenuto. Quindi abbiamo paura che il legislatore intervenga, ridisegni il sistema e ce lo privi. Il discorso che aveva fatto poi l'altra volta anche il presidente, no? Tortorano e prima anche Marasca. Cioè noi siamo di fronte alla necessità di salvaguardare la nostra giustizia disciplinare. Se eliminiamo la nostra giustizia disciplinare c'è da pensare veramente che torniamo indietro e abbiamo dei comportamenti valutati da soggetti che non sono in grado di valutare cos'è l'appropriazione indebita di denaro, che cosa significa tra virgolette in concreto l'assicurazione, qual è il tempo congruo, il giorno dopo restituire i soldi immediatamente al collega, al cliente, magari uno c'ha un impegno, può essere 15 giorni, può essere 20 giorni, ha la necessità magari di relazionare al cliente, trovi magari un soggetto che non è competente, l'associazione dei consumatori, no, il giorno dopo, e ci troviamo sanzionati. Quindi il problema è, noi salvaguardiamo, dobbiamo assolutamente salvaguardare, perché gli ordini professionali sono nati per la tutela della libertà contro, tra virgolette, tutte le invadenze di campo del settore esecutivo, di tutti, e noi per salvaguardare la nostra libertà, la nostra capacità di essere tutori dei diritti, dobbiamo mantenere il sistema disciplinare, ma deve essere efficiente, perché se no ce lo eliminano e nessuno di noi è più garantito anche in quello che può essere una valutazione del non partecipare ad udienza. A volte ci possono verificare situazioni anche incolpevoli. Pensate tutta la situazione che si è verificata noi per il sisma, no? Per l'incendio, che è stata gestita tra l'altro benissimo, no? Però nonostante tutto la comunicazione di un'udienza, non vai all'udienza, è vero che c'è il problema della notifica, rinotifica, tutto quello che pare, e a quel punto potrebbe qualcuno dire ma tu avresti avuto l'onere di tenere sotto controllo che l'udienza era stata rinviata dal foglietto, no? E quindi questo ritengo che sia una necessità. Dobbiamo renderci conto che è meglio prevenire che reprimere, e bisogna che tutti i pareri, tutte le cose che ci sono state chieste, poi per noi il Consiglio dell'Ordine, per il CNF, il Consiglio dell'Ordine, il Presidente nostro, è una garanzia. Quando si siede Pesaro si sa, non perché è Danilo il prete, ma perché comunque è lui una persona seria e rappresenta una realtà seria come quella nostra, è sempre vista con grande attenzione e grande favore, ma non perché per favorire del prete, intendiamoci, perché sappiamo che quando arrivano delle proposte fatte dal Consiglio dell'Ordine sono proposte costruttive e noi rispondiamo sempre. Il Consiglio dell'Ordine Mascherini è il primo, dice questo è Pesaro, guardiamo come l'ultima anche questione che avete posto anche sul problema dei tirocini, però noi dobbiamo difendere la nostra libertà. Scusate se sono stato un po' lungo, ma forse merita un attimino questa riflessione. Ringrazio il collega Arturo Pardi sia per la brillante relazione sia per le immeritate per i meritati apprezzamenti nei miei confronti. A me tocca chiudere questo incontro parlando brevemente del passaggio del potere disciplinare dal Consiglio dell'Ordine al CDD. Ora ricordo, quindi io parlerei in realtà più per quanto riguarda il presente e il futuro, perché il passato interessa poco ovviamente. Ricordo soltanto che la norma transitoria ci imponeva, come consigli dell'ordine, di trasferire al consiglio di disciplina distrettuale tutto l'arretrato, tutto i procedimenti pendenti al 31/12/2014. Questo perché dal 1 gennaio 2015 poi entrava in vigore e devo registrare un aumento degli esposti negli ultimi anni. Avendo noi come Consiglio dell'Ordine più alcuna competenza in materia disciplinare, cosa che invece ovviamente avevamo prima e che ci consentiva sostanzialmente di operare in qualche modo un'attività filtro nella ricezione degli esposti, che tante volte si qualificano come tali ma non lo sono nella sostanza, oggi questo non lo possiamo più fare, per cui siamo costretti, nel momento in cui arriva qualunque segnalazione definita esposto, riprendo l'esempio di Arturo prima per quanto riguardava le riservate personali, arriva un esposto che ho scritto appunto tanti auguri, però è un esposto, noi non possiamo dire vabbè c'è scritto tanti auguri, archiviamo, non possiamo archiviare, non è nei nostri poteri. Poi vi leggerò un
un parere del Consiglio Nazionale Forense del giugno 2016 proprio che in questo senso è tranchant, non ci lascia alcuna possibilità. Per cui dobbiamo, in base all'articolo 11, credo, mi ricordo bene, sì, 11 del regolamento numero 2 del Consiglio Nazionale Forense, dobbiamo trasmettere al collega iscritto quel cosiddetto esposto, concedergli 20 giorni per farci pervenire le sue osservazioni e poi trasmettere tutto il fascicolo al Consiglio di Settuale Disciplina, che quindi si vede inondato di tanta carta inutile. In mezzo a questa tanta carta, ovviamente, troviamo anche cose serie. E purtroppo queste cose serie non hanno una corsia preferenziale, cosa che invece prima accadeva con il Consiglio dell'Ordine, perché c'è tutta una procedura ben disciplinata in base alla quale comunque il Presidente poi no, deve nominare un relatore, eccetera. Ora, ci diceva prima il professor Totorano che a Napoli avete adottato un regolamento che vi consente in qualche modo di accelerare diciamo la procedura per quei fascicoli che ritenete vadano archiviati de plano. Non lo so se questo accade anche Ancona. Lo fa anche Ancona, questo mi fa piacere. Di quelli più palesemente infondati riguardo il Presidente è discutibile anche questo. Però ad oggi, adesso mi dispiace perché non c'è più qui Marasca con noi, però ad oggi sono trascorsi 2 anni e ormai 6 mesi, 5 mesi dall'entrata in vigore del Consiglio di Stato di Disciplina, per quanto riguarda Pesaro non sono pervenute decisioni ancora. E questo, ecco, siccome sappiamo che magari pochi per nostra fortuna, ma comunque qualche caso meritevole di essere preso in considerazione ce l'abbiamo, ecco, questo crea un scontento nell'opinione pubblica e scontento che poi pone a rischio questo nuovo procedimento disciplinare che siamo riusciti in qualche modo a conservare diciamo come giustizia domestica, e veramente poi corriamo il rischio di tornare indietro con l'orologio e vederci magari, ecco, nelle commissioni di disciplina le associazioni di consumatori o chi per loro, ecco. Riprendo, ecco, quel parere di cui vi dicevo prima del CNF del 22 giugno 2016, perché è molto chiaro sulla sostanziale, non dico impotenza, ma comunque diciamo assenza di poteri del Consiglio dell'Ordine in questo senso. Era un quesito posto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti che si rivolgeva al CNF chiedendo se potesse il Consiglio dell'Ordine, in caso di nuovo esposto riguardante un fatto già archiviato col Consiglio dell'Ordine degli Avvocati qua, nella previgente disciplina, in quanto già archiviato potesse non trasmettere il nuovo esposto al Consiglio distrettuale di disciplina, in quanto già si era pronunciato. Il Consiglio Nazionale del Forense esclude questa possibilità sotto 2 profili. Il primo, la non definitività del provvedimento di archiviazione, che consente non soltanto di rivalutare il caso in base a nuovi accertamenti, ma addirittura di rivalutare gli stessi elementi accertamenti pregressi. Per cui, per questo motivo, non poteva archiviare. Ma non poteva archiviare, e lo dice poi, in ogni caso, a prescindere, perché il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati attualmente non ha più alcun potere. Dice: la nuova regolamentazione del procedimento disciplinare individua nei consigli distrettuali di disciplina i titolari unici ed esclusivi. Prima cosa. Secondo aspetto, non avere quello della non definitività del provvedimento di archiviazione, e sul borso delle vive spese viene sostenuto dai consigli degli ordini, che provvedono in proporzione al numero degli iscritti di avvocati e praticanti alle spese del Consiglio di disciplina distrettuale, ma per il resto i consiglieri distrettuali di disciplina svolgono puro volontariato. E quindi, come diceva prima il professore, davanti magari all'impedimento professionale e quant'altro, devono necessariamente, a torto collo, mai come in questi tempi, poi la cosa ovviamente si spiega e si comprende, privilegiare l'attività professionale. Ora, quindi cosa accade? Noi abbiamo soltanto 2 fasi, quella preliminare e poi quella di esecuzione. Quella preliminare, nel momento in cui riceviamo un esposto, una denuncia, o veniamo a conoscenza, anche senza segnalazioni particolari,
di un fatto che possa avere rilevanza disciplinare ai sensi dell'articolo 11 numero 1 del regolamento forense numero 2 del 2014, dobbiamo appunto trasmettere l'esposto o la notizia del fatto che può avere rilevanza disciplinare al nostro iscritto, invitandolo a farci pervenire entro 20 giorni le sue osservazioni, avvertendolo che queste osservazioni costituiscono il primo atto difensivo. Trascorso il termine di 20 giorni, dice la norma, dobbiamo immediatamente trasmettere il fascicolo con anche la scheda delle eventuali sanzioni disciplinari riportate nel passato dall'iscritto al Consiglio di Distrettuale di Disciplina, e da quel momento noi siamo spogliati di quel che si sottrarrebbe al procedimento disciplinare. Mi chiedo che cosa, poi magari il professore mi può aiutare, accadrebbe se la richiesta di questo un'ultentesi nella quale ancora il Consiglio dell'Ordine ha un qualche ruolo, perché avverso le decisioni del Consiglio di Stato di Disciplina 30 giorni dalla notifica può essere presentato ricorso al CNF e può essere depositato sia al Consiglio di Stato di Disciplina che ha emesso il provvedimento e sia anche al Consiglio dell'Ordine, che ne deve comunque fare immediata trasmissione al Consiglio distrettuale. Il ricorso sospende il provvedimento, l'esecuzione del provvedimento. Arriviamo all'esecuzione del provvedimento, che può essere anche relativo a un provvedimento cautelare di sospensione, anche se, come ci ricordava Arturo Pardi, in realtà i procedimenti di sospensione cautelare sono veramente un caso forse di scuola a questo punto, perché sono veramente rari. Ecco, beh, ma voi siete tanti, noi siamo qui. Ah, sì, voi, ma dopo la condanna. Per la legge dei grandi. No, cautelare. Sospensione cautelare. Poi sei mesi è saltata. Certo, perché poi, esatto, perché poi c'è questo ulteriore limite. La sospensione cautelare oggi non ha più un termine, ma trascorsi sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, anzi dalla combinazione dell'esecuzione, quindi ancora prima che gli venga data comunicazione, quindi che venga eseguita, se non è intervenuta la decisione disciplinare, necessariamente decade la sospensione cautelare. Quindi sostanzialmente, parliamoci chiaro, la sospensione cautelare al massimo può essere di sei mesi, perché insomma sfido io a vedere quale sarà quel Consiglio distrettuale di disciplina che in sei mesi riesce ad arrivare a una decisione. Fase dell'esecuzione, ecco. Per la fase dell'esecuzione è ancora competente il Consiglio dell'Ordine, al cui albo è iscritto, o albo o registro, perché non dimentichiamoci anche i praticanti sono soggettati al procedimento disciplinare, è iscritto l'incolpato. Quando è divenuta definitiva la decisione che eroga la sanzione o che ne pronuncia il procedimento, il segretario del CDD ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, a quello che abbia eventualmente attivato il procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 50 della legge professionale. Nell'ipotesi di sanzioni sostanziali, il Presidente del Consiglio dell'Ordine verifica la data della notifica di decisione del CDD e invia all'avvocato sanzionato, a mezzo PECO, mezza raccomandata, anche presso il eventuale difensore, laddove ci fosse, una comunicazione recante la data della decorrenza dell'esecuzione e la data di fine della decorrenza. Nell'ipotesi invece di sanzioni formali, il Consiglio dell'Ordine si limita ad annotarlo nel fascicolo personale dell'iscritto, rimarrà lì e, qualora ci fossero ulteriori esposti, come dicevamo all'inizio, verrà trasmesso al Consiglio di Stato di Disciplina, che potrà vedere una sorta di carico, no, anzi di certificato penale a questo punto. Esatto. E, nell'ipotesi di sanzioni formali il Consiglio procede esclusivamente, l'abbiamo detto, nel caso di sospensione, radiazione o sospensione cautelare, ecco, qui sostanzialmente accade quello che accadeva anche prima, e dà comunicazione ai capi degli uffici giudiziari del distretto, ove siete il Consiglio dell'Ordine, e a tutti i consigli dell'Ordine. La copia è affissa presso gli uffici del Consiglio dell'Ordine, e a mio avviso oggi valete nel senso anche magari pubblicata sul sito istituzionale, perché poi tutti quanti, anche se la norma non lo prevede. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione, torniamo al discorso di prima, a carico di un iscritto al quale in una precedente fase sia stata inflitta una sanzione di sospensione cautelare, il Consiglio dell'Ordine deve calcolare quanta sospensione cautelare già scontato e quindi provvedere all'esecuzione del residuo pena, in qualche modo, per ipotesi. Ecco, se fosse un anno di sospensione
definitiva, un anno meno sei mesi di cautelare, ne rimangono sei mesi. Un'ultima competenza del Consiglio dell'Ordine, e lo abbiamo ai sensi dell'articolo 36 del regolamento, nel caso di riapertura del procedimento disciplinare. È previsto che il procedimento disciplinare, anche conclusosi con un provvedimento definitivo, possa essere riaperto quando per quegli stessi fatti l'incolpato è stato sottoposto a un procedimento penale ed è stato che si è concluso con una sentenza assolutoria per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, e in questo caso giustamente deve essere, se ovviamente purché il fatto sia lo stesso, perché non dimentichiamoci che non sempre gli aspetti penali coincidono con quelli disciplinari, ci possono essere comportamenti penalmente rilevanti, ci possono essere invece altri comportamenti disciplinarmente rilevanti, non sempre coincidono le due posizioni. In questo caso, torno a dire, deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare, laddove il fatto sia lo stesso. Quindi il Consiglio dell'Ordine, venuto a sapere di questa cosa, o perché glielo segnala lo stesso esponente e lo stesso incolpato, o perché lo viene a sapere, perché magari perché accade nello stesso foro di iscrizione dell'incolpato, deve segnalarlo al CDD affinché proceda alla riapertura e al proscioglimento. Il secondo caso è inverso: laddove vi sia stato un proscioglimento in sede disciplinare e l'incolpato venga invece ora condannato in sede penale, anche in questo caso va segnalato al Consiglio di disciplina perché riapra, ma qui non è automatico come nel caso A. Nel caso A il procedimento disciplinare deve prendere atto della sentenza di assoluzione e quindi deve concludersi con un provvedimento di proscioglimento disciplinare. Laddove invece accada l'inverso, il Consiglio di disciplina deve rivalutare il caso e potrebbe anche pervenire ugualmente a una pronuncia di proscioglimento, perché, torno a dire, non sempre le fattispecie penali e disciplinari, anzi spesso e volentieri, non coincidono e quindi vanno valutati gli aspetti specifici che caratterizzano le due nature della violazione. Solo questo, io ho un quesito da porre al professore e anche Arturo Pardi. L'articolo 57, il divieto di cancellazione, no, chiedo scusa, l'articolo 62, numero 10 della legge professionale. Ma il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi 5 anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio. L'articolo 62? Sì, ma non oltre un anno, il numero 10, è un po' lungo, ma non oltre un anno dalla scadenza del detto termine. Ora, mi sembra di capire quindi che la radiazione non è, o perlomeno non necessariamente è, un provvedimento definitivo. Trascorsi 5 anni, ma non più di 6 a questo punto, può chiedere di essere riscritto. A questo punto però credo che valgano quelle norme per l'iscrizione che valgono anche prima della radiazione, cioè va comunque considerato se quell'avvocato ai requisiti per essere iscritto. Ma la vecchia legge prevedeva la riabilitazione. Oggi siamo in un silenzio legislativo. Noi ne abbiamo decisi diversi su questo, perché chi chiede la reiscrizione dopo la radiazione, il Consiglio dell'Ordine intanto deve chiamarlo, perché spesso, capito, i Consigli dell'Ordine sbagliano, non li chiamano a chiarimento, quindi c'è un problema di nullità. Però devono rigettarlo per i motivi, perché non sono sopravvenuti elementi nuovi. Quindi deve fare una valutazione autonoma che è insindacabile. Perché poi alla fine, spesso c'è il radiato, fa la domanda nuovamente di iscrizione, ma deve spiegare perché. E normalmente il Consiglio dell'Ordine fa una valutazione insindacabile, perché chiaramente se ci fosse un motivo che è venuto meno per ragioni, per tempo, ma non basta neanche l'abilitazione, se fosse un fatto penale. Di riabilitazione discrezionale. È molto discrezionale, in realtà è incensurabile nel merito. Noi spesso invece ci capita, mi è capitato più di una volta, che magari i Consigli d'Ordine omettono di dare tempo 10 giorni sul diniego,
solo su questioni formali, se non è merito può rivalutarlo il Consiglio dell'Ordine, se non è in grado di rivalutare gli stessi fatti non lo iscrive. Però capisco il problema, che infatti hai ragione. Bene, ci rimangono ancora 30 minuti, a questo punto andiamo tutti al mare oppure approfittiamo della presenza del professore e del collega Pardi, di Franco Tortorano, per chiarirci qualche dubbio. Io personalmente ne ho ancora diversi, ma preferirei non togliervi dello spazio per questo. Secondo lei, professore, può ricorrere contro l'archiviazione il Consiglio dell'Ordine? Cioè il Consiglio dell'Ordine può proporre, secondo lei, sì? Sì. Contro l'archiviazione? Sì. O contro la decisione solo di condanna? Secondo noi sì. Su questo chiedo scusa, e me ne ero dimenticato, era una delle cose che dovevo trattare, perché ecco, l'articolo 33 del regolamento dice espressamente: il Consiglio dell'Ordine presso cui l'incolpato è iscritto per ogni decisione può proporre ricorso, perché propone ricorso l'incolpato nel caso di affermazione di responsabilità. Perfetto. Il Consiglio dell'Ordine per ogni decisione, quindi secondo me va inteso anche in caso di non affermazione di responsabilità. Io vorrei chiarire a questo punto. È noi dubbio. Per nostro regolamento interno abbiamo previsto che, l'ho detto già prima, l'archiviazione viene proposta dal presidente del CDD quando è manifestamente infondato l'addebito, o da uno dei vicepresidenti quando il presidente è incompatibile perché riguarda un collega iscritto allo stesso ordine, con una motivazione a volte anche di due pagine, che è quasi una sentenza, nella quale si spiegano i motivi per i quali si propone l'archiviazione. E poi l'archiviazione viene approvata dal pleno. C'è un silenzio normativo in materia sul problema anche delle comunicazioni. Noi per nostra autoregolamentazione abbiamo previsto che l'archiviazione come proposta, e quindi diventa poi provvedimento del plenum, viene inviata all'interessato, ai consigli dell'ordine, all'esponente e alla procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli. Non più tardi del 17 marzo 2017 al CNF da Angelo Esposito, consigliere nazionale delegato alla disciplina e ai problemi che la disciplina doveva risolvere, il Consiglio doveva risolvere, mi ha fatto questa domanda: come mai, Franco, voi mandate alla Procura Generale quando la legge non lo prevede? E io ho detto: noi, è stata una mia idea che è stata approvata poi dal CDD per un problema di trasparenza, perché un domani il Procuratore Generale può dire: avete sbagliato. È anche una garanzia, perché l'esponente non ha potestà di impugnativa, quindi non ha nessuno, però si può rivolgere al Procuratore Generale e esporre al Procuratore Generale gli errori in cui avrebbe commesso il CDD nel provvedere all'archiviazione dell'esposto. Devo dire che questo ci ha salvato un paio di volte, perché un esponente ci ha denunciato alla Procura della Repubblica per un abuso che secondo lui avremmo commesso nel archiviare un esposto da lui presentato, e abbiamo risposto alla Procura della Repubblica di Napoli, a questo signore, anche al CNF, per questo signore aveva mandato queste sue proteste al Ministro della Giustizia, al Vice Ministro della Giustizia, al Capo di Gabinetto, al Consiglio Nazionale Forense e alla Procura Generale. Noi abbiamo mandato l'archiviazione come approvata dal Plenum, e quindi il Procuratore Generale può svolgere tutte le sue indagini e può anche chiedere la riapertura del procedimento disciplinare. Quindi siamo d'accordo su questo. Secondo me lo può fare anche il Consiglio dell'Ordine. Però dov'è il problema? Non può censurare. Qua attenzione, può evidenziare che ci sono elementi non presi in considerazione che invece imponevano l'assegnazione a sezione, non l'archiviazione. Questo è il sottile distinguo. E poi alla fine facciamo sempre anche noi giuristi, in questo caso ci difendiamo trovando il cosiddetto pelo nell'uovo, e così io mi sbaglio. Altro mi sembra che non si possa evidenziare. Una cosa però mi stava... il vero problema, attenzione, che c'è un grosso problema, ci siamo trovati. Prescrizione. Se andiamo a leggere la normativa, la prescrizione
diversamente da come era prima, che era la prescrizione era dalla conoscenza del fatto, decorre invece dal fatto. Quindi se anche noi veniamo a conoscenza oggi di un fatto avvenuto nel 2008, la prescrizione si è verificata. Quindi il primo problema. Ma la legge lo prevede. Ma dove ci siamo trovati in difficoltà? È quando alcuni colleghi, accusati, dico ingiustamente, perché poi la sentenza penale è stata di assoluzione piena, hanno chiesto a noi di non applicare la prescrizione, perché i fatti erano del 2008, ma bensì entrare nel merito, come potrebbe fare qualsiasi tribunale della nostra Repubblica in sede penale, e ritenere che il fatto non costituisce reato, quindi assolvere, eccetera. Ebbene, noi, poiché la legge parla che è prescritta l'azione disciplinare e non l'illecito deontologico, e c'è un senso, perché nel momento in cui è previsto che è prescritta l'azione disciplinare, poi può essere riaperta nel momento in cui arriva la sentenza successiva o fatto nuovo, chiaro, la sentenza riferita a quel fatto. Abbiamo dovuto, diciamo, rigettare la risposta, e devo dire con mio grande sofferenza, perché se qualcuno di voi dicesse che io mi sono appropriato di 100.000 euro di uno di voi, mi auguro che tutti possano avere questa disponibilità e darmi a quei 100.000 euro, a questo punto io mi troverei di fronte a questa infamante affermazione sulla quale non c'è stata nessuna pronuncia da parte del mio organo disciplinare, ma soltanto applicata la prescrizione. Questo è un fatto abbastanza grave sotto alcuni aspetti, è vero, consigliere nazionale? No, è così. È così. Ma è la legge, però ha un senso. E non mi nascondo che quando siamo trovati di fronte a questo problema, io sono andato al professore Panzini, che noto processuale, cioè penalista, anche Urbì, è stato preside di Urbì, e gli ho detto: Gustavo, tu che ne pensi? E lui ha letto poi la legge, ha visto, ma qua è prescritta, io dicevo, ma è prescritta l'azione disciplinare. Sì, allora non c'è niente da fare, non potete che applicare la prescrizione. Con grande dispiacenza, devo dire la verità. Poi un altro problema che sembrava di aver valutato, che era quello relativo, l'ho appuntato, relativo alla per quanto riguarda la cautelare, qua sotto alcuni aspetti questa legge, che è sotto la legge del 2012, sotto alcuni aspetti veramente è articolata bene, forse eccessivamente in certi momenti, diciamo così, ha omesso di valutare che per quanto riguarda la sospensione cautelare, noi la combinavamo anche nell'interesse della parte. Io ricordo che all'epoca, da consigliere dell'ordine, anche poi è stato anche presidente dell'ordine, ma da consigliere, sono stato relatore di alcune disposizioni cautelari, e la giurisprudenza, l'indirizzo dottrinario che andai a trovare, che poi mi confortò nella proposta al consiglio, era che noi lo facciamo anche nell'interesse della parte difesa dal collega sottoposto a misura cautelare. Tant'è vero che la vecchia legge prevedeva che la sospensione era obbligatoria in caso di ordine o mandato di cattura, era facoltativa in caso di ordine o mandato di comparizione, ma non in questo caso, non tanto e solo per lo status fori a cui ha fatto riferimento prima il collega Pardi, ma anche nell'interesse della parte assistita, che avendo il suo avvocato ormai dalle patrie galere oppure in situazioni di incompatibilità non poteva difendere, quindi era l'interesse della parte. Cioè, questo però è stato omesso di valutare nell'emanazione della legge, e si è stato troppo eccessivamente garantisti, anche perché vi devo dire che precedentemente la sospensione era sine die. Poi siamo stati noi consigli dell'ordine che, in via anche di autoargomentazione, abbiamo ritenuto che non potesse essere superiore ai termini massimi di sospensione cautelare in sede penale, in sede di ordine di cattura, oppure di, insomma, procedimento penale, non superiore ai 2 anni. E quindi noi di ufficio poi dichiaravamo inefficace la sospensione che avevamo combinato sine die. Quindi questo è oggi invece 6 mesi. E poi c'è tutta un'altra ipotesi, poiché è limitata a una serie di disposizioni codicistiche, se commessa nell'esercizio della professione, si può verificare un caso molto più eclatante, che un soggetto che abbia avuto sentenze per fatti non commessi nell'esercizio della professione
che non può avere sospensione cautelare. È chiaro, se è arrestato lo puoi fare comunque. Parlavo prima, ho fatto il cenno a quel soggetto che era stato imputato di violenza carnale su un minore. Quando è stato arrestato gliel'abbiamo data la sospensione, però nel momento in cui ha chiuso e continuato a vivere liberamente, e sotto alcuni aspetti qualche problema, questa normativa la crea. Ci sta qualche altro problema? Qualche domanda? No, mi sembra di no. Allora, ecco, sì, prego. Prego. Questo. Signora, questo presso te nei confronti della banca con la quale si collabora, perché è uno dei casi. E poi una seconda domanda è: ci troviamo sempre spesso a collaborare con altri professionisti, quindi commercialisti e altre professioni, che ci qualificano le loro lettere come riservate personali, ovviamente sulla scorta di quello che vengono da noi, però sostengono queste altre categorie che noi stessi non possiamo produrre. Queste sono le domande. Beh, stando alla lettura della legge sarebbe dei colleghi, detto sinceramente. Dei colleghi. Quindi sì. Poi diventa anche un problema, diciamo, di carattere deontologico generale. Invece la prima cosa riguardava, cioè il terzo, e hai rapporti professionali col terzo e fai pignoramento presso il terzo, dove il terzo è tuo cliente, per capirci. Ma non ritengo che sia. Ah, ecco, volevo evidenziare una cosa. Abbiamo parlato prima del divieto di cancellazione. Ha ragione. Dovete sapere che un collega, quando ero presidente dell'Ordine di Napoli, mi eccepì la illegittimità costituzionale della norma, perché sosteneva che violasse i principi della Costituzione, e anche comparativamente valutando quella che era invece la disciplina delle leggi delle quarantine per i magistrati, dove addirittura il magistrato che lascia la magistratura e si cancella, si vede l'estinzione del procedimento disciplinare, come è avvenuto, voi lo sapete, per Di Pietro, che aveva un procedimento disciplinare, nel momento in cui è andato via dalla magistratura è caduta l'azione disciplinare. Ovviamente noi, essendo organo amministrativo, abbiamo dichiarato inammissibile l'eccezione, perché quella può essere avanzata solo avanti un organo giurisdizionale. Però onestamente, sotto alcuni aspetti, forse questo collega proprio tanto torto non l'aveva, perché mantenere un soggetto iscritto all'albo con tutti gli oneri che oggi ci sono, di spese eccetera qua là, perché c'è un procedimento disciplinare, quindi impedendo la sua volontà di rinuncia, sotto alcuni aspetti mi sembra che il problema esiste, però la legge lo prevede e siamo qua, si va rispettato. Sì, per quanto riguarda il pignoramento presso terzi, ci siamo un attimo confrontati io e Arturo Pardi, a nostro avviso in astratto non c'è un'incompatibilità nel momento in cui si va a notificare l'atto di pignoramento. Potrebbero sorgere laddove vi fossero contestazioni e si aprisse un contenzioso, un accertamento dell'obbligo, non si chiama più così, c'è un nuovo procedimento, ma comunque, ecco, lì a questo punto il terzo assume un ruolo quasi di controparte, no? Ecco, lì Si dovrebbe fermare. Ma quindi è il caso di un avvocato che ha fatto che ha avanzato un pignoramento presso terzi, presso il suo cliente, sì, per tutelarsi, eccetera. Mi è capitato pure a me, non ci ho pensato, però è capitato prima della legge 2012, mi è capitato. E il tribunale mi ha dato torto, io difendevo la banca, mi ha dato torto, mi ricordo, sì, sì. Perché feci un'eccezione, ma come è possibile? Tu, avvocato, vai a fare il pignoramento presso terzi, presso il tuo cliente, per poi compensare il debito che aveva verso la banca. Beh, qui c'è un fine diverso, allora è così. Ma non ci ho pensato a fare l'esposto, onestamente. È nei 5 anni. Parlo di 4 anni fa. Lì allora la questione assume una rilevanza anche disciplinare. Sì. Ma per astratto, un credito non mio, magari di un... vado a pignorare presso il terzo, perché no? Ecco, poi se il terzo viene a contestare, lì sorge... Ma il terzo è mio cliente. Terzo è cliente mio. La banca, no? Sì, sì.
Meglio di no, forse. Meglio di no. Ci sono altre domande? Direi di no. Allora ringraziamo Franco Tortorano, non posso più dire Franco, professore. Grazie. Posso dire una cosa? Grazie di essere venuti. A me vedere tanti giovani, io poi sono rimasto un po' anche professore universitario, ormai sono in pensione da tempo, ma fa sempre piacere, grazie. Sì, ringraziamo ovviamente anche il consigliere Arturo Pardi, Gianni Marasca, l'abbiamo salutato prima, e grazie a voi. Arrivederci. www.lextel.it è il sito di riferimento per le tue visure in camera di commercio, al catasto, in conservatoria, al pra per nominativo. Richiedi anche informazioni investigative complete ed accurate direttamente dal portale. Per te un unico punto di accesso e un conto prepagato a scalare. Iscriviti gratuitamente e inizia le tue ricerche. www.lextel.it. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia. Uslo Web Radio.